Come prima della sfida contro la Carrarese, è difficile per il Teramo provare a concentrarsi solo sulla gara del campo contro la Reggiana. Lo sta provando a fare lo staff tecnico insieme alla squadra. Ne ha parlato Federico Guidi, che in tal senso comunque ha invitato ad una reazione dei suoi. Ha anche svelato di aver parlato di recente con la società biancorossa. Ricordiamo che nelle scorse ore è arrivato un altro sequestro a carico dei fratelli Ciaccia da parte della Guardia di Finanza. E anche svelato l'allenatore del Teramo che comunque la società ha già ottemperato al pagamento della mensilità di novembre per quanto riguarda appunto tutto il gruppo squadra. Ma vi devo anche dire che hanno fatto un gesto che non è secondo, penso, a nessuno, perché in un momento di difficoltà la società ha già pagato anche il mese di novembre. Questo è un segnale per cercare di infondere tranquillità e di farci tutti quanti lavorare tranquillamente con grande serenità. Io penso che sia un gesto da apprezzare e soprattutto ci deve infondere a noi fiducia nel dare qualcosa in più e non farsi travolgere da qualche difficoltà. La proprietà penso sia stata ineccepibile da questo punto di vista. Guidi ha poi parlato anche un po' del suo percorso personale, perché un po' la sfortuna lo sta tartassando dalla Casertana. Ci sono state varie vicissitudini anche nella passata stagione in Campania, ci sono anche in quest'annata a Teramo. Guidi ha fatto anche un po' un punto della situazione in tal senso. Fortuna, sfortuna conta poco. Io penso che ogni professionista in qualsiasi ambito deve saper far fronte a qualsiasi situazione gli capiti davanti. È chiaro che dal mio punto di vista devo essere bravo, forte anche a svolgere la mia professione anche in queste difficoltà. A Caserta penso che l'anno scorso abbiamo vissuto di tutto e di più perché siamo anche l'unica squadra, penso al mondo, che ha giocato una partita in 11 contro 9 per Covid. Si sono succeduti tre direttori sportivi, poi è successo quello che è successo a fine stagione. Però penso che sia tutta esperienza molto formativa che mi porterò dietro nel mio percorso professionale. Dal punto di vista della squadra, ad oggi sono out Rossetti e Lombardo. Domani mattina, nell'ultimo briefing, nella rifinitura, prima della partenza verso Reggio Emilia, proverà anche Cucurullo a essere, nell'elenco dei, convocati. Ad oggi dovrebbero essere quasi tutti disponibili, tranne Lombardo e Rossetti. Domani proverà Cucurullo, che tutte le settimane è un mese che speriamo e pensiamo di recuperarlo e poi alla fine non recupera mai, perché anche nell'ultima partita Bois e Cucurullo non erano a disposizione. Domani proverà e quindi vediamo se domani sarà disponibile anche Cucurullo. Gli altri sono tutti arruolabili, tranne Soprano che è squalificato.